Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con una notizia che arriva da Cassano Magnago. Un residente 24enne di nazionalità albanese è stato rimpatriato dalla polizia di Stato e accusato di aver abusato sessualmente della vicina di casa minorenne. L'allarme sulle violenze era stato lanciato il mese prima dall'istituto di Gallarate frequentato dalla vittima, che avrebbe confidato alcuni episodi al personale scolastico. Da qui è partita la segnalazione alle forze dell'ordine. Gli agenti hanno identificato l'uomo risultato irregolare sul territorio e già destinatario di provvedimenti di espulsione non rispettati. E grazie a una perquisizione hanno trovato riscontri al racconto della minorenne. In accordo con la procura di Busto Arsizio, l'uomo è stato accompagnato in Albania e affidato alle autorità locali. A Busto Arsizio è iniziato il conto alla rovescia per l'apertura del cantiere di sistemazione degli svincoli nel tratto compreso tra UPAC e ingresso dell'Autolaghi. Ci spiega tutto Francesco Inguscio con le immagini di Domenico Ghiotto. Lunedì 8 luglio prenderanno il via i lavori per la riapertura dell'ingresso di Sant'Anna della superstrada della Malpensa e per l'accesso diretto dei tir dalla Dogana e da UPAC verso la superstrada. Non solo, verrà eliminata la controversa barriera dei New Jersey che al momento impedisce l'ingresso in autostrada 8 direttamente dalla superstrada. Tanta carne al fuoco dunque a beneficio di automobilisti e camionisti. Particolarmente atteso è l'abbattimento della barriera di cemento che oggi finisce per creare ingorghi e code alla cosiddetta rotonda della giardineria. Una volta terminati i lavori, infatti, chi proviene dallo svincolo di Sant'Anna della superstrada potrà immettersi direttamente in autostrada. L'annuncio dell'inizio dei lavori è stato dato dall'assessore all'urbanistica Giorgio Mariani, che in questi mesi ha fatto pressing su ANAS per far partire quanto prima l'intervento, cominciando proprio da Busto. I lavori dureranno circa 3 mesi. Dopo lo stop legato alla pandemia, torna in scena Sorriso di Stelle, una serata di solidarietà e degustazione di prodotti del territorio, in programma il 30 luglio alle Ville Ponti. Sentiamo le parole di Rudy Collini, presidente di Ascom Varese, al microfono di Stefano Benvenu. Siamo molto entusiasti che questo 2024 possa portare, dopo 5 anni stoppate dal Covid, questa bellissima iniziativa che avviene in una location spettacolare che è Ville Ponti qui a Varese. L'evento si chiama Sorriso di Stelle ed è un'iniziativa importantissima per noi perché mette insieme tutto il mondo della ristorazione, dei pubblici esercizi, delle pasticcerie, dei panificatori, dei macellai, insomma tutti coloro che producono alimentazione, fanno passare un servizio importante di unicità e di collaborazione, di sinergia tra tutti i comparti. In più, legata a questa bellissima iniziativa, c'è la parte di volontariato e beneficenza. E quest'anno sposiamo un progetto importante di Farfalle Lillà, che è un'associazione che combatte contro la patologia dei disturbi alimentari, che tanto più oggi colpiscono tantissimi giovani. È un'iniziativa quindi bellissima, alla quale confidiamo possono partecipare tantissimi, dai commercianti del territorio, ma anche tutti i cittadini, perché potremmo gustare prodotti a chilometro zero, potremmo gustare le eccellenze del nostro territorio anche con la collaborazione di Coldiretti. Quindi è un'iniziativa veramente aperta, con finalità solidali e dalla piacevolezza di essere vissuta in una delle più belle location del nostro territorio. Benissimo. Nel VCO, nelle alture sopra Domodossola, è stato rimesso in libertà un esemplare di grifone che era stato soccorso e curato. Ce ne parla Marco De Ambrosis. Ha potuto tornare a volare libero dopo essere stato salvato. All'Alpe Lusentino, sulle alture di Domodossola, è stato liberato con successo dalla polizia provinciale un raro esemplare di grifone. Si tratta di una specie particolarmente minacciata in passato, fino ad essere portata quasi all'estinzione, che fortunatamente negli ultimi decenni è stata oggetto di alcuni progetti di reinserimento sotto la tutela di leggi italiane ed europee. Il grifone liberato è stato soccorso dagli agenti della polizia provinciale a Domodossola. Era in condizioni precarie, sottopeso e con sintomi riconducibili a malattia infettiva. La terapia antibiotica, oltre all'alimentazione forzata praticata dai veterinari di San Bernardino Verbano, ne hanno consentito il recupero clinico ed il successivo trasferimento al parco Palla Vicino di Stresa, grazie all'interessamento della famiglia Borromeo, molto sensibile a queste problematiche. Nel tunnel di volo del parco, il grifone ha potuto ottenere il pieno recupero funzionale fino alla sua liberazione.
E un intervento analogo ha riguardato a Nosate alcuni giovanissimi germani reali. Vediamo il servizio di Fabio Pellaco. Sono 22 i germani reali orfani liberati ieri dal nucleo ittico venatorio della città metropolitana di Milano lungo il vecchio Naviglio Grande a Nosate. Gli uccelli, tutti rimasti senza madre, erano stati raccolti in varie zone del territorio e in situazioni diverse, per poi essere portati al centro recupero animali selvatici di Vanzago. Al CRAS tutti sono stati curati e rimessi in sesto. Lo stesso centro di recupero ha poi chiesto al nucleo ittico di prelevarli e restituirli al loro habitat naturale. Per farlo si è scelto l'area nosatese, che è una vera oasi naturalistica. Al Campo dei Fiori di Varese è stato inaugurato ufficialmente il sentiero che celebra le opere dello scalpellino Edoardo Caravati. Il servizio è di Marco Croce. A passeggio nel Campo dei Fiori tra arte e natura. È stato inaugurato ufficialmente nei giorni scorsi un itinerario che collega Luvinate alla vetta del Campo dei Fiori. Si tratta della Via del Caravati, il nuovo sentiero tematico frutto di 3 anni di lavoro pensato e realizzato per valorizzare le opere di Edoardo Caravati. Lo scalpellino, vissuto tra fine 800 e inizio 900, al termine delle sue giornate di lavoro sul cantiere del Grand Hotel Campo dei Fiori, girava per i boschi realizzando sculture sacre direttamente nella roccia. Vere e proprie opere d'arte, 9 scoperte e altre, si dice, ancora nascoste. Il sentiero, realizzato dall'Associazione Amici del Campo dei Fiori, dal Parco e da Art and Run, è disponibile in 2 varianti, una più lunga da 16 km che tocca tutte le 9 sculture e una più breve da 2 km e 4 sculture. Sono percorribili seguendo i segnavia o le tracce sui QR code. Infine la musica. Ieri sera tutto esaurito per il concerto di Coez e Fra Quintale al Rugby Sound Festival di Legnano. Vediamo com'è andata con il servizio di Laura Defendi. Nel mezzo del cammino al Rugby Sound Festival lascia il palco al romanticismo urbano di Coez e Fra Quintale, che con il loro Love Bar accendono la musica della 7ª serata del festival. L'atmosfera è quella della fine anno scolastico e di fine tour, dove le barre delle ballad suggellano il ricordo dell'estate 2024 dei tanti che si abbracciano, cantano e scattano una foto ricordo. Il Rugby Sound arriva infatti alla 7ª serata di 14 e anche se è prematuro fare bilanci è doveroso evidenziare come la macchina organizzativa cresca di edizione in edizione. Alle 21 di ieri la maggior parte del pubblico era già all'interno dell'isola del Castello, ma molti stavano ancora raggiungendo gli ingressi, eppure il traffico su Viale Toselli scorreva senza particolari criticità da segnalare. E questa sera, sul palco del Rugby Sound, è la volta di Massimo Pericolo, una delle migliori sorprese degli ultimi anni della scena musicale, nonché uno dei migliori liricisti appartenenti alle nuove generazioni. Tanti temi poi sulla prealpina di domani, in edicola e in edizione digitale. Sentiamo qualche anticipazione dal collega Marco Croci. Sì, grazie Paolo. 2 varesini su 10 sono in povertà. Questo l'allarmante dato della Caritas che ci permette di dare il via a un'inchiesta condotta da Barbara Zanetti che comparirà appunto sul giornale in edicola domani. Il focus è dedicato ai contraccolpi economici e sociali di questa gravissima crisi. E come tutti i venerdì, domani ci saranno anche le pagine sui centri per l'impiego dedicate a chi offre e chi cerca un'occupazione. Per l'economia, intervista di Emanuela Spagna, l'amministratore delegato di MV Agusta, sul futuro dell'azienda che ha sede alla Schiranna. Infine una curiosità musicale è di Bienate, la band che ha aperto uno dei concerti dell'ultimo tour di Vasco Rossi. Grazie Marco, si conclude così il nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it è per le 19 di domani. Buona serata.